Ok, adesso vi faccio vedere come realizzare un bocciolo, una C-stroke, una S-stroke e una rosa. Passo dopo passo creeremo la rosa completa. Vi faccio vedere. Allora. Faccio due lineette parallele, parto dalla prima lineetta, salgo, schiaccio, scendo. Per fare la parte inferiore bisogna invertire il movimento. E allora parto dalla prima linea, scendo, schiaccio e salgo. Con questo tipo di movimento e di tecnica si realizza il bocciolo. Poi vi faccio vedere come realizzare la C-stroke. La C-stroke è un petalo a forma di C che si utilizza per fare i petali della rosa più chiusi. Sistemo il mio pennellino con i colori. Parto da una linea e faccio un movimento a C. Ve lo faccio rivedere. Io muovo il pennello in questo modo. Premo, poi sollevo questa parte. Qui sollevo la punta inferiore e continuo a fare il resto della C con la punta superiore. Vado dritto, sollevo la punta inferiore e continuo con quella superiore. Ok, questa è una specie di C-stroke. Poi. Continuiamo a fare la S-stroke. La S-stroke sembra difficile, ma è molto facile. È la C-stroke, però con una curvatura. Vi faccio vedere. Parto sempre con la mia lineetta. Faccio un'ondeggiatura, giro il pennello e scendo al contrario. Come se stessi realizzando realmente una S. Faccio questo movimento qui. Lo faccio rivedere. Parto. Giro, finisco. Ok, facciamo il nostro schemino. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faccio 6 lineette. Poi appiattisco la punta. Prelevo i due colori, tolgo l'eccesso e iniziamo con la prima. 1, salgo 2,
3, scendo 4. Poi. Riprendo i miei colori. Poi salgo 2, salgo 3, scendo 4. Pulisco il pennello perché ormai è molto in eccesso di colore, lo riappiattisco e riprendo nuovamente i colori e tolgo l'eccesso. Parto, salgo 2, 3, 4, scendo. Continuo sempre nello stesso identico modo. Parto, 2, 3, 4. Parto, 2, 3 e 4. Parto, 1, 2, 3 e 4. Se non vogliamo far vedere la linea di finitura della nostra rosa, facciamo un piccolo ripasso sul petalino successivo. 1, 2, 3. Così. Ok, adesso vi faccio vedere come unificare tutte le cose che vi ho fatto vedere. Facciamo il nostro bocciolo. Prelevo il colore, lo tolgo dall'eccesso. Faccio le mie due lineette. Salgo, schiaccio, scendo. Ora faccio il contrario. Scendo, schiaccio, salgo. Ok. Una volta fatto il bocciolo, faccio alla mia destra la S stroke. Parto, giro e scendo. Alla mia sinistra faccio una C stroke. Parto, chiudo. Se vogliamo, possiamo continuare ancora a fare anche un'altra C-stroke. Faccio vedere. In base allo spazio che vi rimane. Parto
chiudo. Possiamo anche fare un piccolo pedalino. Aspettate, giro il foglio. Parto uno, due, tre. Concludo. Con un'altra chi stroke. Ok. Ecco, la rosa come l'ho E adesso vi realizzata. faccio vedere come realizzo una foglia. Prendo i colori, li miscelo, anche qui c'è la nostra base. Ok, parto, 1, 2, 3, giro, punta. Rimiscelo nuovamente i colori. Ok, e vado giù, 1, 2, 3, esco. Poi questa è la fogliolina che ho imparato. allora ragazze, io non sono brava minimamente quanto questa ragazza. Da dove ho imparato queste cose. Perciò vi consiglio vivamente di andare a vedere i video di questa ragazza se volete capire realmente la tecnica e i movimenti in modo perfetto. Però mi faceva piacere condividere questa mia conoscenza con voi, soprattutto perché su Facebook avevo fatto una nail art con le rose e le ragazze che mi seguono mi avevano chiesto come le avevo fatte. E allora intanto vi ho fatto vedere la tecnica a modo mio. E più avanti vi faccio il video tutorial della nail art che realizzerò. Comunque ragazze, grazie veramente tanto di aver seguito il video, spero che avete capito qualcosa, e che comunque sono riuscita un po' a farvi capire come realizzare sta benedetta rosa. Vi mando un bacio e grazie ancora. Mua.